Ciao a tutti, buongiorno. Allora, seconda puntata di Love Bites, che è la mia rubrica che parla d'amore. Mi sono arrivate tantissime domande a riguardo, risponderò in ogni puntata a alcune domande. In questa in particolare risponderò ad alcune che mi sono arrivate sotto la prima puntata di Love Bites. Vi lascio il link del video nell'info box e penso anche qua che appaiono le schede, ora c'è questa nuova cosa delle schede. Se volete vedere la prima puntata in cui parliamo di tradimento, di gelosia, tutti argomenti molto intensi, dicevo, risponderò ad alcune domande che mi avete lasciato sotto quel video e ad altre che invece mi avete fatto inizialmente quando chiesi appunto di farmi domande a riguardo. Va bene, iniziamo subito, che non volevo fare un video di 20 minuti. Eloisa mi chiede, in rapporto a una cosa che avevo detto nell'ultimo video, avevo detto che dentro questa relazione non mi era mai capitato di provare interesse per qualcuno. Allora, quando dici che non immagini provare interesse per un'altra persona, cosa intendi? Non si può reputare una persona interessante pur avendo una relazione, ma avere la consapevolezza che quello che si ha è meglio? Sì, io però quando ho parlato di interesse per un'altra persona ho parlato di interesse dal punto di vista amoroso, quindi che per me comprende anche la sfera sessuale, attrazione sessuale, comunque delle sensazioni intense che ti fanno avere interesse per una certa persona in un certo modo. L'interesse da quel punto di vista io personalmente non l'ho mai provato e forse se si prova interesse sotto il punto di vista che dicevo io, quindi che comprende anche appunto delle sensazioni anche a livello fisico, forse c'è qualcosa nella storia che non va. E sì, vabbè, insomma, quindi sì, si può reputare certo una persona interessante, però forse interessante sotto altri punti di vista, quindi magari intelligente, un bel ragazzo, una bella ragazza, eccetera. Però forse io parlavo di interesse proprio, di interesse a volere l'altra persona, ecco, quello almeno a me non è mai successo, non, spero anche non succeda mai. Elena mi chiede, io ho 13 anni e non sono mai stata fidanzata seriamente con qualcuno. È perché non sono fatta per stare con gli altri o perché, come hai detto in questo video, non ho avuto la botta di culo? A 13 anni penso sia la cosa più normale del mondo non essere mai state fidanzate seriamente con qualcuno. Ci sono storie anche di persone che si sposano, che hanno una relazione lunghissima, vedi i miei genitori si sono messi insieme a 17 anni, che iniziano anche in giovane età. Però ecco, secondo me sono casi rari che una relazione seria ci sia a 13, 14, 15, 16, 17 anni. È più probabile che poi le relazioni serie, diciamo, si sviluppano quando c'è un po' più di maturità, quindi tipo oltre i 20. Secondo me, poi nel senso, io per quello che mi sono vista intorno, comunque non è, cioè è normalissimo che tu non abbia avuto mai una relazione seria perché hai 13 anni, cioè 13 anni sono in questo senso veramente veramente pochi, quindi dai. Cinzietta mi chiede, che rapporto hai con i genitori di Stefano? Ho un rapporto stupendo con i genitori di Stefano e è una cosa di cui sono molto contenta, perché comunque in una relazione lunga hai anche tanti contatti con la famiglia del partner, diciamo, quindi ho un bellissimo rapporto. È come un po' fosse ormai la mia famiglia, cioè gli voglio bene come voglio bene ai miei familiari e ho veramente un bellissimo rapporto. Con il babbo di Stefano un po' meno confidenziale, con la mamma di Stefano proprio confidenziale, cioè si parla, a volte vado a casa di Stefano e passo tutto il tempo a parlare con lei piuttosto che con Stefano, quindi insomma ho veramente un bel rapporto e ne sono molto felice. Secondo me è importante perché nelle relazioni spesso la famiglia più o meno inconsciamente conta molto e a volte ci sono famiglie che rovinano relazioni perché magari non c'è intesa fra suocera eccetera, insomma, quindi sono molto molto contenta di avere questo bel rapporto con i genitori di Stefano. Jessica mi chiede, come discutete tu e Stefano? Discutete? Se lui non si comporta come tu ti aspetti, ti arrabbi, glielo dici? Perché col mio ragazzo c'è tutta questa faccenda delle aspettative e boh. Allora, cioè, secondo me qui è una cosa a monte, che se te ti metti con una persona, stai con una persona, non ti puoi aspettare di cambiarla. Allora, se ci sono dei difetti giganti nell'altro, è anche giusto aiutare l'altro a migliorarsi e dare il tuo contributo, tentare di, diciamo, compiere un processo di crescita insieme. Però mai nel senso di, se no non va la relazione, mai cambiare l'altro per quello che si vuole noi, ma cambiare l'altro perché è sicuramente meglio per lui cambiare in quel senso, quindi farlo per l'altro e mai farlo per se stessi, di voler cambiare l'altro, di aiutare l'altro a cambiare. Aspettarsi qualcosa dagli altri nella relazione, ma anche fuori dalle relazioni amorose, secondo me è assolutamente sbagliato. Le persone si prendono così come sono e vanno accettate completamente per così come sono. È una cosa scontatissima, ma bisogna amare l'altro per quello che è e non aspettarsi di cambiarlo.
Quindi, detto questo, naturalmente io e Stefano discutiamo, ci è capitato di discutere spesso, a periodi di più, perché ci sono dei nervosismi nella vita intorno al nostro rapporto, in dei periodi di meno. A volte discutiamo anche per le aspettative, però ci rendiamo conto che poi è stupido. Quindi io dico sempre quello che non mi va e lui dice sempre quello che non gli va. La trasparenza è molto importante, perché poi se no si arriva a un accumulo e poi c'è rotture, scoppi, roba assurda che non va bene. Però le aspettative sono sbagliate, cioè se ami una persona, se ami veramente una persona, la devi amare per quello che è, non per quello che ti aspetti che sia, insomma. Veronica mi chiede: quanti ragazzi hai avuto? Allora, di storie più... sono uscita con tante persone, di storie più serie e anche durate di più, 6. Dei rapporti molto immaturi, ma comunque importanti per me, perché sono stati i primi amori. E poi vabbè, 2-3 storie di queste, la metà delle storie decisamente più mature e che ho vissuto diversamente, comunque sì, direi 6. Però sono uscita con tante persone, perché sono stata soprattutto al liceo molto alla ricerca dell'amore e vabbè, poi l'ho trovato dopo. Giulia mi chiede: ciao Lasbi. Allora, io, Lasbi è proprio un articolo, quindi io sono Sbi, quindi sono Lasbi, nel senso io mi chiamo Sbi. Quindi, ciao Sbi, ho 16 anni e ho una relazione da un anno con un ragazzo poco più grande, che considero il mio angelo e il mio vero amore, perché so che uno come lui non lo troverò mai. Però, nonostante io provi tanto amore nei suoi confronti, non sento per niente il bisogno di unirmi a lui. Molte mie amiche dicono che è strano. Io penso che, oltre a non volerlo fare perché penso di essere troppo piccola per compiere un atto così grande, c'è qualcosa che non so nemmeno io che mi blocca. Come faccio a far capire che non voglio il mio ragazzo, senza fargli pensare che io non sia innamorata di lui? Allora, questa è una domanda secondo me delicatissima, la domanda più difficile che mi è stata fatta. Rispondo a questa e poi penso alle domande del video precedente. Io capisco la cosa del sono troppo piccola, non lo voglio fare, perché ci sta che uno non si senta pronta, che non si senta a volte fisicamente pronta, psicologicamente pronta, ci sta, è una cosa che capisco, che ho vissuto anch'io. E ok, c'è anche da dire che secondo me, se sei veramente innamorato di una persona, è una cosa quasi innaturale che tu non ti voglia unire a lui, perché a lui o a lei, perché l'amore implica, non so per quale motivo, un forte desiderio sessuale, soprattutto nel primo periodo c'è proprio una forte proprio passione, e quindi la vedo una cosa molto strana. Non conosco poi la tua situazione, la conosco solo tramite un commento, però che non ci sia forte attrazione sessuale e che tu non voglia in tutti i modi a 16 anni unirti a lui, non lo so, forse è un po' strano, forse dovresti un po' ripensare a qual è il vostro rapporto e come lo stai vivendo. Poi vabbè, me l'hai chiesto, io ti do la mia opinione da quello che ho letto, ripeto, però mi sento anche un po' in difetto a darti questo consiglio. Insomma, va bene, spero di averti risposto. La tua domanda però alla fine era: come faccio a far capire che non voglio il mio ragazzo senza fargli pensare che io non sia innamorata di lui? Sei sicura di essere innamorata se non lo vuoi? Questa è la mia domanda. Va bene, passo alle altre domande, a qualcuna delle altre domande che mi avete fatto nel video precedente. Come è cambiata la tua storia con Stefano con il passare degli anni? Cosa pensavi i primi mesi? Questi pensieri come si sono evoluti? Un abbraccio. Allora, la storia tra me e Stefano è cambiata molto, perché si è inserita la normalità, l'abitudine, non neanche l'abitudine, proprio lo stare insieme, i rapporti si evolvono, diventano più meno passionali ma più intensi, a volte più romantici, più, non lo so, più si ha una confidenza gigante stando tanti anni con la stessa persona, una confidenza gigante, quindi cambia molto il rapporto. Prima abbiamo bisogno di conoscerci, poi non abbiamo più bisogno di conoscerci, ma praticamente ci conosciamo già. Cosa pensavi i primi mesi e come si sono evoluti i pensieri? La storia tra me e Stefano per me è partita in modo particolare, perché io dal primo momento, quando mi sono resa conto di essere innamorata di lui e che volevo stare con lui, è stato stranissimo, perché io sapevo che la nostra storia sarebbe durata tanto. Ci avrei messo le mani sul fuoco che saremmo stati insieme tanti anni, perché non lo so, era scontato, era come se
fossimo destinati in qualche modo a stare insieme, sentivo che saremmo stati insieme, è una sensazione particolare da raccontare, non te lo so neanche spiegare, però questo pensavo i primi mesi, che saremmo stati insieme tanto. Non che lo speravo, proprio lo sapevo, è una cosa strana, vero? La Gaia, ciao Gaia, allora, come fai a fare durare la relazione con Stefano da così a lungo? Prima domanda, rispondo a altre tre domande, poi penso di chiudere qui perché sennò mi viene il video lunghissimo. Allora, come fai a fare durare la relazione con Stefano da così a lungo? Non faccio, cioè non è che c'è un ingrediente magico segreto, si cerca di venirsi incontro, di essere disponibili l'uno con l'altro, di costruire sempre qualcosa di bello e che ci faccia essere felici e di costruirlo sempre insieme. Di costruire anche un po' la vita e le cose che facciamo intorno all'altro senza però mai cadere nel sacrificio per andare incontro all'altro, insomma, è il compromesso, io sono convinta che il compromesso, e non lo dico compromesso in senso negativo, nel senso compromesso, però è una via di mezzo che non accontenta nessuno dei due, è la strada di mezzo, la via di mezzo che è un po' secondo me la formula magica per fare durare i rapporti. Bisogna essere molto portati e innamorati dell'altro. Vorresti un giorno costruire una famiglia con lui? Se per famiglia si intende andare a vivere insieme, essere io e lui, costruire una vita insieme, sì, vorrei assolutamente. Per quanto riguarda i figli, io forse vorrei dei figli. Al momento però non ne sento il bisogno, non sento bisogno di essere madre, mi sento ancora di dover fare delle cose prima di essere madre, però così pensandoci sì, ti rispondo di sì, nel senso anche se io adesso non voglio essere madre, non vorrei essere madre da qui probabilmente nei prossimi anni, però sì, se penso a famiglia, Stefano, vita insieme, costruzione di qualcosa insieme, mi fa felice, quindi sì. C'è qualcosa che non sopporti di lui? Sì, è molto... Ha degli sbalzi di umore forti, io ho degli sbalzi di umore tra gioia e tristezza, lui ha degli sbalzi di umore tra assoluta tranquillità e rabbia. Sono proprio tipo dei momenti che si arrabbia facilmente. Non è che si arrabbia facilmente, non ve la dovete immaginare come una persona rabbiosa, è una persona molto 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 tranquilla, però se una cosa non gira come dice lui eccetera, si innervosisce, si carica, poi magari è un episodio che dura 30 secondi e poi gli passa, però spesso insomma ci sono dei momenti così improvvisi in cui alza la voce e io dico che è successo, e quello è una cosa che sì, che non sopporto. E però vabbè, insomma, come lui sopporta i miei cambi di umore triste, felice, io passo sopra questi episodi di incredibile nervosismo così a caso, però sì, va bene, questo è quello che non sopporto di lui. Questo implica poi altre piccole cose che sono tutte collegate, però sì, questo. Va bene, io penso che il video sia già durato abbastanza, credo forse anche troppo, avevo intenzione di fare un video più breve di quello dell'altra volta, ma sembra non sia possibile. Questa settimana, a partire da stasera, credo che girerò dei video dei miei outfit della settimana, non farò un'altra week in outfit, ma farò tipo un lookbook venerdì prossimo. Quello penso che sia un video che ho già, insomma, è un video che in teoria ho già in programma, quindi la prossima settimana uscirà anche un video a tema moda. E non lo so, martedì cosa volete vedere? Io ancora non ho pronto niente, però se avete qualche richiesta fatemi sapere. Ciao!